Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, solo lato rosso nero, da bandito morirò. Wait. Allora. E 2 e 11. Oramai del 24 maggio 2021. Siamo in Champions. Siamo in Champions. C'è sta, allora, con calma. Tanto questa è finita. E qua non ci sono manco i criceti che bevono qua. Tanto per cominciare. Sono le 2:11 di notte. Io ho fatto la diretta su Instagram. La diretta su Instagram durante la partita. La diretta su Instagram dopo la partita con insieme ad altri. E come faccio a parlare con questa qua? Come faccio a parlare con questa qua? Se non ci fosse stata questa, o questo. Se non ci fosse stata sta roba. Direi solamente che siamo tornati a casa nostra, nel nostro habitat naturale, nel nostro habitat che ci impone la nostra storia, il nostro DNA. Anche durante la settimana, ma anche prima di questa settimana, ma soprattutto durante questa settimana, ho detto. Magari mi sbaglio, ma al sistema Italia, non al, sist oltre al sistema calcio italiano, ma oltre che al sistema calcio italiano, al sistema Italia in generale, magari converrebbe di più che se in Champions andassimo noi. E la banda Bassotti di Piemonte e fare fuori Napoli. Adesso io non so come cosa è successo nella partita di Napoli. So che è finita 1-1 e non so nient'altro. Non so nient'altro della partita di Napoli. So solo che il Napoli non è in Champions League. So solo che il Napoli non parteciperà alla prossima Champions League. Allora io sto solo godendo. Sto solo godendo. Avrei goduto 1 miliardo di volte in più. Se l'ultimo posto Champions disponibile l'avesse occupato il Napoli. E invece purtroppo non è stato così. Quindi noi abbiamo vinto con 2 rigori, credo che su 2 rigori non si possa dire niente, poi ognuno, non so, forse ce n'era ancora un altro, perché io ho visto una spinta di Romero a mani aperte su Kessié mentre colpiva di testa nel primo tempo, ho visto un'entrata di
mi ricordo se era Gosens o Freuler, forse Freuler, che è entrato praticamente pestando la caviglia di Calhanoglu. Ho visto un po' di episodi strani. Però ci siamo qualificati. Ci siamo qualificati. Godo tanto, immensamente, in maniera infinita. È stata una partita, rendetevi conto che io alle 2:16 di notte del 24 maggio 2021 vi sto facendo un'analisi tecnica della partita. È stata una partita dove l'Atalanta ha tenuto l'iniziativa per il 95-98% della partita. È stata una partita strana, è stata una partita dove io ho goduto, ma se non ci fosse stato in campo il Milan, con la stessa, se nella stessa partita, la stessa identica partita, con le divise bianche, non ci fosse stato il Milan, ma ci fosse stata un'altra squadra qualunque del mondo, avrei detto e pensato che è una partita molto strana, molto strana, molto strana. E quindi lo devo dire anche per l'AC Milan, nonostante che sia la mia ragione di vita. E non posso tenere il telefono fermo perché si sta caricando, che si è scaricato, che ho fatto 4 ore, ho fatto 5-6 ore di diretta. È stata una partita molto strana dove l'Atalanta sembrava che non volesse centrare la porta, sembrava che non voleste mai affondare veramente. Allora, se devo fare come si dice, il come si dice? Invasato. Se voglio fare l'invasato, allora dico, boh, siamo in Champions, godo, godo, e l'ho fatto, ma questo l'invasato l'ho già fatto su Instagram, non c'è bisogno che lo faccio anche qua. Qua dico che è stata una partita molto strana, molto 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 strana, dove l'Atalanta sembrava che non volesse centrare la porta, dove l'Atalanta sembrava che non volesse affondare veramente, dove Calabria ha avuto tante volte facilità a fermare gli avversari, Tomori, Kjaer, che sì, Bennacer è stato il peggiore in campo, Bennacer secondo me è stato il peggiore in campo, ho perso tanti contrasti, tanti passaggi semplici sbagliati, Bennacer dopo che ha avuto l'infortunio non è più il Bennacer di prima. Comunque è stata una partita molto strana. L'Atalanta ha avuto il predominio territoriale per il 95-98 secondo, così io vado, non ho i dati sotto mano, vado a sensazione, perché ho visto la partita, ovviamente. Basta andare su Instagram e lo capite che vedo ogni partita da 30 anni a questa parte. E ha tenuto il predominio territoriale Atalanta, ma mi dava proprio la sensazione che non voleste affondare, che non voleste farci male. Ho avuto questa sensazione. L'Atalanta è una squadra che, se vuole, ha fisicità. L'Atalanta è la squadra forse che ha più fisicità in Italia, più gamba, più corsa, più potenza fisica, e quindi ci ha messo in difficoltà. Cioè, ci ha messo in difficoltà a livello territoriale, nel senso che ci ha tenuto in apprensione, a me ha tenuto in apprensione. Non so se, non lo so, è una partita strana, non lo so, non lo so. Ho avuto la sensazione che l'Atalanta potesse giocare anche per 6 mesi, per 8 mesi, e non avrebbe segnato mai. Allora, io adesso non sono lucido per l'ora, per questa e per tutto il resto.
Andate a vedere su Instagram cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Andate a vedere tutto su Instagram. Sono le 2:20 di notte. Donnarumma 6, Calabria 6 e mezzo, Cagliari 7 e mezzo, Tomori 6 e mezzo, Teo Hernandez 6, Benasser 5. Che sì, sei e meno, no, scusa, che sì, 7, Lakers 6 più, Calhanoglu 6 più, e altro chi era? Calhanoglu, Brahim Diaz 6 più, Leao non ha preso una palla. Non ha preso una palla, è vero che tutte palle difficili, ma non ha preso. Abbiamo continuato a lanciare palloni alti, nonostante che vedevamo che non prendessimo, che non riuscivamo a prendere una palla, abbiamo continuato a lanciare lanci su lanci. Leao 5 per beneficenze, subentrati da Lot 5-6, Meite ne do 6 perché siamo andati in Champions, perché li voglio bene solo oggi. E chi è entrato ancora? Krunic, se lo può prendere. E adesso non ho più la forma, non mi ricordo più se è entrato qualcun altro. A Mandzukic, sì, è intervenuto a fine partita. Ha fatto il primo intervento buono della sua carriera in rossonero. L'ha fatto il 23 maggio 2021. Se gli vuoi dare 6 perché siamo andati in Champions, ma giusto perché siamo andati in Champions. Basta Gobbaglia. Noi siamo l'AC Milan di Milano, noi siamo l'AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, 4 volte campione del mondo, noi siamo l'AC Milan di Milano. Basta Gobbaglia. Basta. Adesso c'è qualcuno che ha guardato poche persone, però ci sono alcune persone che hanno guardato i miei video sia dalla stagione scorsa che di questa stagione, alcune che sono entrati dopo, sia qua su YouTube sia su Instagram. Io ringrazio chi c'è stato su YouTube, su Instagram. Può darsi che domani farò un altro video, dopodomani, tra 3 giorni, tra 4 giorni, non lo so, quando mi prenderà la voglia e quando avrò il tempo e quando sarò più lucido. E dopo 7 anni torniamo a casa nostra, nel nostro habitat naturale, dove dobbiamo fare l'impossibile per restarci, perché noi siamo l'AC Milan di Milano, non siamo comparse, noi siamo, no, abbiamo portato il calcio a Milano, abbiamo portato 7 Champions League a Milano, abbiamo portato 18 trofei internazionali a Milano, abbiamo vinto 2 Coppe dei Campioni consecutivamente, abbiamo ancora il record di imbattibilità nel campionato italiano, abbiamo avuto per tanti anni l'imbattibilità. Il record di imbattibilità del portiere. Noi siamo, ci abbiamo portato il primo pallone d'oro italiano in Italia, alias Gianni Rivera. Abbiamo avuto Franco Baresi, abbiamo avuto Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Manuel Ricosta, Ronaldinho. Noi siamo l'AC Milan, noi siamo l'AC Milan di Milano, siamo un'istituzione, siamo un monumento, non siamo coriandoli, non siamo quelli che vincono quando succedono le disgrazie con calciopoli, vulcani che esplodono, il Covid e tutte queste cose qua. Quindi siamo tornati dove la natura ci impone, dobbiamo restarci, dobbiamo fare l'impossibile per restarci, per essere protagonisti. Spero che questa qualificazione cambi il nostro, come ho detto tante volte, io ho detto, ho la sensazione che se ci qualificheremo in Champions il nostro futuro immediato cambierà radicalmente. Spero che sia così, che capiterà questo. E basta.
E basta, sono contento. Dopo anni io ho fatto tutti gli abbonamenti, sono sempre stato a San Siro in trasferta. Voi non sapete nemmeno io, non sapete nemmeno chi sono, ovviamente. Però io sono stato ovunque. Ho pagato per Bocchetti, per Poli, per Bacca, per Luis Adriano, per Zaccardo, per Diego Lopez, anche se Diego Lopez ha alternato fasi positive a fasi negative. Al primo Calabria, al primo Chessy, al primo Cialanoro e a tanti altri, che adesso Fernando Torres e tanti altri, Destro, che tanti, magari tanti che adesso non mi vengono in idea, sì, vabbè, De Jong, anche se l'impegno ce l'ha messo, però siamo tornati a casa nostra, siamo tornati a casa nostra. Sono contento, non so, non ho altre parole. Domenica scorsa non ci credevo, poi lunedì, domenica scorsa dopo il pareggio col Cagliari non ci credevo. Poi lunedì mi sono detto, però abbiamo pareggiato a Manchester in questa stagione, quando pensavo che probabilmente avremmo perso. Abbiamo vinto con la Roma a Roma. Vabbè, caso trasferta non conta niente in questa stagione perché non c'è il pubblico, non c'è stato il pubblico. Però abbiamo vinto con la Roma a ritorno quando pensavo che non avremmo vinto. Abbiamo vinto a Firenze, anche lì non ero sicuro della vittoria. A Verona, nelle due trasferte a Torino, mi sono aggrappato a quello fino a mercoledì, giovedì. Poi dopo ho cominciato a pensare che oggi sarebbe stata, ieri sarebbe stata la domenica 23 maggio. Il 23 maggio, per un rossonero vero, il 23 maggio. Cosa devo dire? Che nell'87 siamo andati in Coppa UEFA, nella stagione 86-87 siamo andati in Coppa UEFA cambiando la nostra storia futura, cambiando il nostro ventennio successivo, che il 23 maggio 1990 abbiamo alzato la nostra quarta Coppa dei Campioni a Vienna battendo il Benfica 1-0. Che il 23 maggio 99 abbiamo vinto matematicamente lo scudetto battendo il Perugia, che il 23 maggio 2007 io ero ad Atene a vedere Paolo che alzava la Champions e Pippo che faceva i due gol, il 23 maggio è il compleanno di Daniele Massaro, Bip Bip Massaro, che il 18 maggio 1994 ha fatto due gol nella finale di Champions League contro il Barcellona, più il gol contro la Sampdoria nell'87 nello spareggio UEFA, più tanti altri gol decisivi. Il 23 maggio per un rosso nero vero, il 23 maggio, tutto maggio, ma il 23 maggio è veramente un giorno particolare per un rosso nero vero. Anche il 24 maggio, giorno particolare, anche il 24 maggio, anche il 25, perché ci sono gioie e dolori, nella vita ci sono gioie, oddio, gioie. Vabbè, comunque, diciamo che ci sono gioie e dolori, poi bisognerebbe valutare, analizzare bene queste gioie e questi dolori. Niente, sono contento, siamo tornati a casa, spero che ci resteremo per tanti anni. Per sempre, spero che ci resteremo per sempre. E oggi ho visto un Atalanta che non lo so, mi ha dato la sensazione che non voleva affondare il colpo. Freuler, Gosens, De Boer che trotterellavano, Malinowski perché è un giocatore pericoloso, Muriel, Zapata, tutti i giocatori pericolosi mi hanno dato la sensazione che non volevano affondare il colpo. Sono convinto che il sistema italiano va bene così, che è meglio che va fuori il Napoli dalla Champions League, perché noi siamo la banda Bassotti di Piemonte, portiamo molti più soldi, molti più abbonamenti, molti più introiti, molto più guadagno. Sono convinto di questo. E sicuramente saranno incazzati i tifosi napoletani, come è logico che sia.
Però quando siamo stati fuori noi dalla Champions, che si è dispiaciuto per noi? Nessuno. Nessuno. Quindi io non ho niente contro i napoletani, sinceramente io a rivalità ce l'ho contro due squadre, contro due tifoserie. E dopo queste due viene un po' l'Atalanta, che l'Atalanta non ho mai provato chissà che cosa, anche già solo per i colori, per l'abbinamento di colori che ha, più per tutto il resto, insomma l'Atalanta è sempre stata una squadra un po' così, cioè un po', non mi è mai stata particolarmente simpatica. E niente, e ci sentiamo e ci vediamo quando sono in palla, quando sarò più in palla. Grazie a tutti quelli che ci sono stati, a tutti e a tutte quelle che ci sono stati in questa stagione, anche nella stagione scorsa, quelli che sono subentrati in corso. Faccio il video calmo perché oramai sono le 2:31 di notte. Sempre insieme a te sarò. Solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. E non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Forza diavolale. Vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Dai ragazzi, dai ragazzi, che siamo tornati a casa nostra e restiamoci per sempre, sempre solo, forza, vecchio, cuore, rosso, nero, sempre, sempre, sempre.